A poco più di un mese dal successo del campionato italiano in vasca corta FISDIR, la Fabriano Mirasole torna a gestire un evento molto importante per il mondo del nuoto paralimpico. Nelle corsie marchigiane si è infatti svolta la terza edizione del campionato italiano giovanile, appuntamento promozionale che ha coinvolto circa 100 atleti, riunendo tutto il panorama della disabilità, da quella intellettiva relazionale a quella fisica e sensoriale. Stiamo lavorando in prospettiva, quest'anno a ottobre ci saranno i campionati europei dell'APC a Genova, quindi è un anno, questi diciamo giovanili cascano in un anno importantissimo, peraltro una location meravigliosa, io non ero mai stato a Fabriano e quindi la vasca diciamo in qualche maniera compensa tutti i sacrifici fatti, peraltro è anche la location giusta per un tipo di evento così, è perfetto, tipo d'evento e location. Poi vabbè, la Mirasole Fabriano ha organizzato egregiamente, insomma ormai sono navigati a livello di organizzazione di eventi. E i giovani siamo una delle poche federazioni che possono vantare questo bacino così importante per quanto riguarda il numero dei giovani, quindi speriamo anche in una nazionale forte e competitiva a Genova, in più premiati anche dal fatto che quest'anno il protocollo d'intesa che ci ha visto partecipi insieme alla FISDIR, siglato col presidente Marco Borzacchini, speriamo che possa dare frutti anche maggiori di quest'anno, perché il panorama paralimpico adesso vede la partecipazione dell'alto livello e quindi speriamo veramente che questo alto livello del disagio intellettivo relazionale possa regalare dei risultati importanti anche alla nazionale italiana, magari a Tokyo, me lo auguro. Io ringrazio la federazione di questi complimenti, devo ringraziare a tutti i miei collaboratori perché senza di loro non faccio niente. Sì, i giovani, ho visto che ce ne sono molti e fanno anche dei bellissimi tempi, speriamo che, di continuare sempre così con più giovani che intraprendono la pratica sportiva, nuoto o altre pratiche sportive. Investire sull'attività giovanile significa coltivare la speranza di avere una nazionale paralimpica competitiva nei prossimi anni, ancor più di quanto osservato finora. Lavorare con crescente professionalità fin da fasce d'età giovanissime è la stella polare che FISDIR e FIMP stanno seguendo, nel pieno rispetto del protocollo d'intesa siglato tra i due presidenti Borzacchini e Valori. Tra gli atleti FISDIR, oltre 10 erano quelli nati dopo il 2000, che si sono confrontati in una competizione di alto livello, che può rappresentare la porta d'ingresso verso l'agonismo. Non solo, sono arrivati anche dei tempi interessanti, a partire dalla classe riservata alla sindrome di Down, la cosiddetta C21, nella quale Luca Azzoni, nato nel 2003, rispetto al campionato italiano di marzo, ha abbassato di ben 6 secondi il tempo sui 50 farfalla. Ma anche altri atleti come Daniele Curto, classe S14 della Varese, hanno dimostrato una crescita interessante, grazie al lavoro svolto quotidianamente dai tecnici delle società, con lo staff della nazionale che monitora con attenzione i progressi di questi giovani atleti. Per la cronaca è stato ottimo l'impatto della Crociera Stadium, club genovese che ha totalizzato il miglior punteggio tra le società, seguito sul podio dalla Virtus Buonconvento e dalla Delfini Cremona. In ambito FINP invece sono stati registrati 8 record assoluti, più un nono tempo record di categoria messo a segno dall'atleta della Mirasole Fabriano Caterina Meschini, con la Spea Padova che ha vinto la classifica di società. L'appuntamento di Fabriano lascia quindi in dote delle istantanee positive, perché la strada tracciata è quella giusta. Continuare a lavorare sodo sullo scouting dei giovani atleti con disabilità soprattutto nel mondo scolastico, fornendo alle famiglie un'alternativa straordinaria e al contempo facendo crescere i numeri di un movimento che punta forte e con profitto sugli under 18.